Se stai guardando questo video è perché probabilmente hai bisogno di sentirti motivato. Ecco perché abbiamo raccolto per te una serie di frasi tra le più belle e più motivazionali di sempre. Impara ad ascoltare la te che si vuole bene. Non si può scegliere il modo di morire, e nemmeno il giorno. Si può soltanto decidere come vivere, ora. Guardati indietro. Se vedi una persona peggiore di quella che sei oggi, allora hai vinto. Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per trovare le circostanze che vogliono e se non le trovano, le creano. Se sei pronto a correre il rischio, la vita dall'altra parte è spettacolare. Quando qualcosa è abbastanza importante, lo devi fare, anche se le probabilità non sono a tuo favore. Non basta sapere, si deve anche applicare. Non è abbastanza volere, si deve anche fare. Quando i vorrei diventano voglio, quando i dovrei diventano devo, quando i prima o poi diventano adesso, allora e solo allora i desideri iniziano a trasformarsi in realtà. Ciò che non ti uccide ti rende più forte. È la mente che fa sani o malati, che rende tristi o felici, ricchi o poveri. Chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo. Non abbiate mai paura dell'ombra. È lì a significare che vicino, da qualche parte, c'è la luce che illumina. Quel che abbiamo alle spalle e quel che abbiamo davanti sono piccole cose se paragonate a ciò che abbiamo dentro. Vivi ogni giorno come se fossi illuminato da uno spiraglio di luce sempre differente e il tempo diventerà una collezione di attimi indimenticabili. Fai le cose difficili quando sono facili e inizia le grandi cose quando sono piccole. Un viaggio di 1000 miglia deve iniziare con un singolo passo. Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio. La nostra più grande debolezza sta nel rinunciare. Il modo più sicuro per riuscire è sempre provarci ancora una volta. Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. Non rinunciare a provare a fare ciò che vuoi veramente fare. Dove c'è amore e ispirazione, non credo che si possa sbagliare. C'è solo un angolo dell'universo che puoi essere certo di poter migliorare, e questo sei tu. I perdenti vedono dei temporali, i vincenti vedono degli arcobaleni, i perdenti vedono strade ghiacciate, i vincenti mettono su i pattini da ghiaccio. Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutti, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. Per avere successo bisogna porsi queste 4 domande. Perché? Perché no? Perché non io? Perché non adesso? Ci sono solo 2 errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta. È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttare via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre
un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio.